Incastrati dal 2 marzo, quindi da ieri, da ieri su Netflix. Sì. Vabbè, insomma, mi pare che stia andando alla grande. Come peraltro, no? Ci sono già dei numeri importanti. E forse dalla prima giornata non sono ancora arrivati. O sì? Credo di no. Mi però... pare che arrivino oggi, verso quest'ora. Sì, adesso dovrebbero arrivare in giornata. Penso che fra un po' si saprà. Arriveranno. Ma non ho dubbi, perché vedo, seguo le pagine dei ragazzi. Beh, vanno alla grande. Sì, loro, certo. Senti, ma raccontaci qualcosa. Dai, adesso è inutile, siamo qui a celebrare una cosa che sappiamo già che è fortissima. Raccontaci degli aneddoti successi a Palermo, per esempio, a Palermo. Durante uno poi te lo racconto io, perché l'ho incontrato. Vai. Allora, gli aneddoti sarebbero tantissimi, perché è stato tanto il tempo. Grazie a questa fiction, per esempio, io mi sono goduto la festa di Santa Rosalia. Salvo lo sa, non l'avevo mai vista in vita mia. È stato bellissimo, soprattutto me la sono goduta dal punto di vista culinario, perché infatti, mangiai quando vedevo. Infatti mi inserisco io, il 13, sì, il giorno prima della festa, del festino di Santa Rosalia, che è il 14 luglio, io stavo andando alle prove a Porta Felice, dove c'è la mia postazione quando faccio la telecronaca per TGS, e al bar che c'è alla Marina lì, improvvisamente, non lo sapevo che fosse lì a girare, viste un amico mio bello, simpatico, tracagnotto, assettato, cucelato. Tu pensavi che erano due amici tuoi, invece no, era un amico tuo, era io solo. Aveva gelato, che si stava ricreando la vita. Giustamente, devo dire, anche perché se uno si accatta a gelato, so mangia con malo cuore, ma so caccia perché ci fa cuore. E allora no? Io ho detto, te la faccio vedere io la festa. È venuto in postazione, è stato anche ospite del festino di Santa Rosalia, esatto, su TGS. Quindi. E poi cos'altro? Hai trovato un ambiente bellissimo. Ho no? trovato intanto Figaro e Picone, che sono due persone, non è assolutamente sì, ma sono due persone straordinarie. Molto, molto. Tu pensi che, io dico questa cosa, gliel'ho detto anche di presenza, tu pensi che il comico, quello più divertente, sia Ficarra, no, e quello un po' più Valentino è liscio, invece è al contrario, è liscio, Valentino è liscio, se su sette comincia a ridere, ci fermavamo per decine di minuti interi. E chi sta a ridere non si ferma, ma io ce lo dico sempre, ride sempre. C'è stata una scena che avete dovuto ripetere più volte per questo motivo? Tantissime. Le scene più complicate sono state quelle dove noi facevamo i sequestratori ed eravamo dentro il furgone. Quando lo vedrete, vi renderete conto, c'è stato un momento che siamo stati sul furgone anche una giornata intera. Cauro, certo. Ma poi ricordate che i film si girano sempre comunque da aprile a settembre. La scena che avete visto nel trailer, che io sto svitando la ruota, siamo davanti il carcere di Palermo con 40 gradi e loro sono messi dentro una 500 e gli hanno messo un tubo di un condizionatore dentro perché stavano morendo. A 40 gradi, io ho più che sole. Allora, su storie di attori che hanno rischiato la vita per girare anche delle scene semplici e pieno il mondo, no? Perché purtroppo poi nel prodotto finale uno non si rende conto, però a volte per raggiungere quella scena con quella luce, con quella situazione, perché quella battuta forse non gli piaceva al regista, no? Perché forse sai, ho pensato che è meglio questa inquadratura, ma sai, la microfonazione forse era troppo vicina. Insomma, ci sono mille motivi per cui una scena viene girata 100 volte e un tempo passa. E passano ore, passano giornate e a volte si soffre e si rischia, a volte si rischia magari anche un'insolazione oppure perché si dice buona la prima, perché quando per caso ne fai una buona è buona la prima, che succede, però succede anche se non si può, succede. Mi dicevano che non si può mai fare una scena, sola, no, se ne devo fare un paio che si deve avere poi non si sanno mai le cose della vita. Una volta io feci una scena, feci una scena per Montalbano, che in realtà facciamo buono subito, c'era Zingaretti che era preparatissimo, io la mia battuta la sapevo e quindi facciamo buono subito, però la dovemmo fare poi altre due volte perché una si fa col microfono addosso, una si fa con la giraffa e una in più, non si sanno mai le cose della vita. Va bene, allora che nel cinema è assolutamente validissimo. Allora scrivete anche per Carmelo, ma stanno arrivando i messaggi 392 23 23 23 3 noi chiudiamo la prima parte, Carmelo rimane con noi anche perché ci parla adesso di cinema, ma lui fa anche il teatro, fa anche la televisione. Fai ancora la radio o no ancora? No, adesso no. Hai fatto anche la radio, quindi insomma anche se mi manca la parleremo radio di tutto quello che fa Carmelo, cose da discutere, di ce ne abbiamo, di cui parlare ne abbiamo tante. A tra poco, a dopo alla Catalla con tutto cori.